Oggi 14 aprile le attiviste e il team sanitario di Mediterranea si trovano a Leopoli per la 17ª missione del progetto MedCare for Ukraine. Abbiamo rimesso in moto il van ambulatorio che da agosto 2022 opera nell'oblast di Leopoli per offrire assistenza sanitaria di base alle rifugiate e ai rifugiati della zona. Come equip medica, qui nella città di Leopoli, visitiamo i campi profughi formali ed informali. Le persone che visitiamo sono prevalentemente donne, bambini ed anziani. Abbiamo riscontrato un difficile accesso a farmaci, anche a farmaci generici, e oggi, ad esempio, abbiamo visitato la casa colonica di Brukovic, in che ospitava tanti bambini, molti dei quali affetti da sindrome post-traumatica da stress. Abbiamo rilevato infatti in questa casa soprattutto il bisogno di un'assistenza psicologica, mentre in molti altri posti in cui ci siamo presentati, specialmente occupati da pazienti anziani che sono fuggiti dal Donbass, il problema principale è l'aderenza alla terapia antipertensiva. Scappando hanno perso molto del loro contatto e della capacità di essere seguiti in cronico. Quindi andiamo a sostenerli cercando di portare farmaci, di visitarli e cercare di dare una continuità alle terapie croniche che altrimenti non verrebbero supportate. In questi giorni abbiamo incontrato anche la missione di rifornimento partita da Berlino. Siamo qui a Lviv per la 8ª missione di rifornimento all'interno del progetto MedCare. Ci troviamo qui da approssimativamente una settimana e stiamo portando gli aiuti umanitari alle partner organizations che abbiamo qui sul posto, tra quali Insides, Brukovic Monastero, il campo profughi di Skiv e Ostrovsky Park. Noi abbiamo organizzato una campagna di raccolta beni e donazioni per gli ultimi mesi, per un anno già, e adesso siamo contenti di poter portare l'aiuto che abbiamo raccolto in Germania alla popolazione civile qui a Lviv.